Benvenuti su BG Passione Games. Questa settimana purtroppo il mercoledì non siamo riusciti ad andare in onda. Andiamo in onda in un insolito domenica. Andiamo in onda in un'insolita domenica con il Gran Premio, che poi tra le altre cose è anche il giorno dei Gran Premio, quindi potrebbe essere che le prossime puntate di Formula 1 2021, giochiamo al 2022, si giochino, si facciano, si propongono, si postano di domenica. Allora, siamo al Gran Premio del Giappone, l'ultimo GP abbiamo fatto uno schifo di più, però abbiamo sbagliato anche un po' di cosettine, quindi andiamo avanti. E no, l'ultimo non era il Giappone, Singapore, comunque siamo abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica, saranno sulla macchina prima del prossimo Gran Premio. Andiamo avanti, uno c'è questo V, ci distrugge. Tanto togliamo il Scotto BG, che è una scritta che abbiamo in live. A proposito della live, ragazzi, insomma, ricominciamo a fare live, comincia, ritorna fra poco l'autunno, anche se insomma di fatto sta peccando il piede, però ci divertiamo. Allora, prove libere, la 3, facciamo, sì, attenzione, salta tutto, ora cerchiamo di farle per bene, no? 30 minuti, di non fare bischerate, in maniera tale che si riesca. Vai alla pista, giro veloce, vai. La volta scorsa abbiamo fatto schifo, ma questi ora tutti questi Gran Premi saranno tutti poggi e bue, come dire io, tutte curve, comunque, vediamo. Si comincia subito con curve troppo strette. Comportando un pochino meglio, facciamo un giro con un altro giro, no? Poi in gara è tutta un'altra cosa, vabbè, sono tante curve. Secondi. Vediamo se si riesce a batterlo. Anzi, non siamo più veloci. Troppe curve. Ma non, il palo sta perdendo pezzi, pezzi, a parte l'obiettivo di questa prima stagione. Credo unica, poi dopo magari faremo delle speciali, ma non è finita.
parte vi annuncio che uscirà Grid, la versione leggendaria, su Game Pass a breve, quindi magari il prossimo titolo, oltre a Forza Horizon 5, sarà quello, quindi lo scopriremo. No, niente, siamo terzi. Lo variante è faticissimo. Terzi. Ok ragazzi, allora direi di chiuderla qui. Torna al garage. Ok, e ora torniamo al garage. Info sessione. Ok. Accelera il tempo. Ok, allora, diciamo che questa gara avrà delle insidie, delle notevoli insidie. Ora, in questo giro di prova abbiamo visto che ci sono almeno due punti parecchio pericolosi, e uno in particolar modo dove oggettivamente la velocità deve essere gioco forza rallentata. Adesso accendiamo un po' di luce. Deve essere per forza, diciamo, rallentata, perché altrimenti non ci si leva le gambe. E però tutte le altre, se si riesce, si può andare anche a velocità abbastanza sostenibile. Quindi vediamo un attimino se si riesce a far bene. Ok, intanto le prove sono... Tutte le vetture hanno superato il traguardo. Noi Hamilton, Perez e Max Verstappen. Siamo? Le prove libere si concludono qui. Arrivederci e a presto. No, 18esimi nelle prove libere. Vabbè, 18esimi, non siamo messi bene, eh. Anzi, siamo messi malissimo. Oggi non hai provato a lungo. C'è qualche motivo specifico? Ok. Che ne pensi della loro prestazione di quest'anno? Di chi? Della Aston Martin. Ottimo, ed è tutto. Ciao bella. Allora, ragazzi, facciamo ora, ci abbiamo le qualifiche, quindi tentativo unico. Ah, c'è il sole, non piove. Mi piace però quando piove, che si riesce. Allora, Honda Formula 1 Honda Japanese Grand Prix. Vai. Siamo uno, il 28esimo. La luce vita a noi. Va.
come siamo arrivati? Diciamo che ce la siamo abbastanza cavata, non i tempi delle pole position, delle prime posizioni ormai non esistono più, purtroppo abbiamo perso qualcosa, come siamo arrivati. Concluse le qualifiche, vediamo le prime tre posizioni a tuo. Decima posizione, Hamilton, sempre solidi, le prima, sono chiuse. Prima posizione sempre solidi ragazzi, sempre i soliti. Vi aspettiamo tutti per assistere al Gran Premio di domani. Sì. Avanza. Ma l'obiettivo è quello di fa punti, è come abbastanza chiaro, però lui qualifiche. Allora, tanto siamo al 17esima gara su 23, siamo quasi vicini alla fine, ragazzi. L'obiettivo è di arrivare sul podio, però per ora ci siamo, no, siamo quarti. Sì. Vediamo, dai, piove, quindi sotto la pioggia le gomme non le abbiamo cambiate, i mortacci. Beh, a me piace però, le gare sotto la pioggia mi sono sempre piaciuto, bisogna fare un po' pazzi Suzuka, per poter... Circuit, sì, chip e ciò. Splendida campagna giapponese a un tiro di schioppo dalla Baia Ise ci fa tremare dalla voglia di svelare i misteri che il Gran Premio del Giappone ha in serbo per noi quest'anno. Oggi ci troviamo a sud-ovest di Nagoya, su un circuito di Suzuka umido e ventoso. Qui il giro è composto da 18 curve per un totale di 5,8 km, con il primo settore che probabilmente in queste condizioni sarà particolarmente difficile. Dovremmo vedere dei sorpassi in curva 1 e 16 e forse anche qualche azione in stile Kobayashi al tornante. E naturalmente qui c'è anche Luca Filippi. Ok, un commento lampo su Lewis Hamilton. Come sempre, la scarsa affidabilità è una minaccia reale. E oggi parte da quella posizione per un cambio alla Power Unit. Non sarà facile tornare davanti da lì. Prima o poi tutti in carriera si misurano con penalità o problemi di affidabilità della monoposto. Il dolore va sopportato per concentrarsi sul lavoro da svolgere. In questa gara non serve un miracolo che riporti la macchina dove dovrebbe essere, ma bisogna solo limitare i danni. Va bene, grazie, prima ce l'hai detto. Rivediamo le posizioni. No, la griglia non c'è bisogno di vedere. Ok. Oggi gareggerai sulla pista di casa del fornitore del motore. Cerca di farlo felice. Allora, assetto predefinito. Io di solito sempre giocato sì. Deportanza maggiore, io direi mettere questo. Vai. Inizia la gara. Andiamo un po'. Alonso. Va sotto la pioggia, se ne ammazza. Sono le gare che mi piacciono di più a me. Ok, stiamo monitorando l'usura del motore a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Cominciano a darmi le botte. Appandomo, vai. Tremenda Ferrari. Dove va? No, ma guarda questa lì! Non ci scansa, vergogna! Malati se lo passo. Corretto, sto sta. Però ragazzi, è la scorrettezza. Siamo quinti e sesto, via. Ma riecco, la stai a secca. Sì.
Alonso, addio! Mamma mia, bello, eh! Le piedi più. Yeah. No, no, si può uscire così, lo so. Paradossalmente si è fatta meglio questa curva V che ci dava fastidio. Adesso siamo quinti. Ma, l'obiettivo è arrivare a terzi, ma non lo so, diciamo, ci hanno mancato due giri. Quelli davanti non perdono un colpo. Norris lì. La lunga è più veloce. Lo fai sembrare facile. Novis già, ah, fanculo. Hai registrato il miglior tempo, continua così. Andiamo a vedere se si riesce, non credo, Ah! Il turbocompressore è agli sgoccioli, cerca di tenere il chilometraggio al minimo. Ma chi l'ha toccato? Oddio, ti ho sbagliato, porca miseria, ho guardato lì a che punto c'era, ma fandomode, peccato, le potevo riprendere, non li ripiglio più. Thank you.
ancora lui. Sei all'ultimo giro. Ah, smettila là. Guarda, guardalo lì, guardalo. Andi conto. Ma tutti noi si trovano gli scorrenti. Voglio arrivare a quarto, Si mette davanti. Mi ha fatto perdere tempo. Il distacco della vettura che ti precede è 4,0 secondi. Troppi. Errore, porca miseria! Quindi, via! Mamma mia, Norris ci ha ripreso! Ora lasci dalle porte, convinto! Dove sono quelli? Piazzamento quarto, no? La gara, ci vediamo nel parco più quarto o quinti, ci ha superato all'ultimo, c'ha Norris oppure vediamo un po'. Ecco che si conclude un altro Gran Premio del Giappone, una vittoria eccezionale ed ecco la folla che applaude la scuderia. Mai. Però insomma, siamo tornati a fare punti. Che sia quarto, che sia quinto posto, è regola quarto posto, però sai. Luca Filippi, parliamo di questa vittoria. Cosa ha fatto la differenza? Mantenere le gomme in temperatura sul bagnato è stato determinante. L'aderenza è sempre scarsa in questi casi, ma con gomme fredde 10 volte più. Hai ragione. Red Bull ha cercato la vittoria fino in fondo e i suoi sforzi sono stati ripagati. Hanno ormai un ruolo di primo piano in questo sport, quindi è impossibile non esaltarsi per il successo di oggi. No, prima e terzi. Quindi, come siamo arrivati? Dopo la gara di oggi, Valtteri Bottas passa al primo posto della classifica pilota. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, Luca. Ma chi è stato il pilota del giorno, secondo te? Direi il capitano. Ha dimostrato delicatezza vicino alle altre vetture. Maturità e pazienza nelle situazioni di... Siamo arrivati anche ora prima di... la classifica costruttori. È stata una gara difficile per il leader della classifica e gli seguitori riducono il loro distacco. Nel frattempo Aston Martin scala la classifica grazie al risultato eccellente di questo weekend. Bene, dopo un weekend elettrizzante è tempo di salutarci. Nostro... Luca ed io vi aspettiamo per il prossimo appuntamento con la Formula 1. Allora, vi esiste l'Ajaz e poi si guarda la posizione in classifica. Mi è sempre piaciuto a me vedere questo, bellissimo. Che sembra vero, che è, ragazzi, sembra vero, sì, veramente sembra vero. Sotto la pioggia, noi dove siamo? Ecco oggi. Botte, pedate, sì, voglio vedere la scorrettezza, se ce la fanno vedere. I settimi. Guarda lì, siamo riusciti a tenerla veramente, cosa pazzesca. Manno il passo quinto, sì, però siamo usciti parecchie volte dalle piove. Che botta! La squalifica questa, Molta poca simulazione, tanto al che. Sapete, ma guarda là! Guarda lì, è una lotta tra noi e il boh, non si mette davanti e l'abbiamo sorpassato.
L'abbiamo sorpassato con la bottarella. Giro 5. E c'è sempre lo scosto tra Lando e Maul. Ah. Visto che ha fatto schifo a Hamilton. Allora, posizione in classifica. Come siamo messi? Siamo per quarti, eh? Mm. Però Sergio Perez si sta un attimino avvicinando, che vince le gare, quindi siamo quarti. Mentre là, quindi diciamo che noi dobbiamo mantenere il quarto punto, il terzo, oddio, anche il terzo sono 8 punti, eh. Ah, il podio non sarebbe male, però insomma oggi non è andata male, via ragazzi, oggi non è andata male. E io direi, vediamo qual è il prossimo Gran Premio e con poi... Il volante sembra facile, sì. A me è piaciuto. Sì. Possiamo dire che stai andando al di là delle aspettative, no? Sì. Tra te e il tuo rivale c'è stato un duello epico oggi. Come pensi che finirà? È questo. È certo. Ottimo. Ed è tutto. Ciao bella gioia. Ok, voglio dire qual è il prossimo Gran Premio, che appunto a questo punto lo faremo di domenica prossima. Allora, il giro più veloce, lui ha spazio più forte. O ritorneremo, non so. Cagliando il 18° Gran Premio negli Stati Uniti. Ok ragazzi, io direi rinnovo lo sponsor, questo poi lo faremo diciamo dopo. Ragazzi, come sempre io vi saluto, vi invito a mettere un like, condividete il video, ecco questo non mi ha detto, condividete il video sui social, sui vari social, magari su Instagram metterò che non ci sarà mercoledì, o meglio, non c'è stato mercoledì, ma non ci sarà mercoledì, ma la domenica, nuovo appuntamento con la carriera di Manuel Paso. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!